ho deciso di dare voce a delle persone che purtroppo stanno subendo a causa delle vaccinazioni degli eventi avversi molto gravi che nessuno ascolta. Tant'è vero che si è costituito un comitato che si chiama proprio così, Ascoltami, proprio perché non hanno purtroppo nessuno sportello, nessun sostegno dalle istituzioni in nessuna cosa. Sono la mamma di una ragazza di 15 anni, N, una ragazza sportiva, sana, fino al 2 di settembre 2021, aveva un sogno, fare la ballerina. Per questo frequentava lontano da casa un'accademia di danza, per la quale però sarebbe servito il Green Pass per poter continuare a studiare. Decide dunque di fare la prima dose di Moderna. Quella mattina è iniziato il nostro incubo. Pochi minuti dopo l'inoculazione, N inizia a star male. Mal di testa, male al braccio, una debolezza che si propagava col passare dei minuti. Viene stesa su un lettino e portata al pronto soccorso. Man mano che passavano le ore, N non si reggeva nemmeno più in piedi. Due visite neurologiche, analisi e TAC non rivelano niente di anormale e quindi viene sottoposta a visita neuropsichiatrica. La mattina dopo viene dimessa in uno stato ancora pietoso con la diagnosi di ansia. Me la porto a casa in braccio e per due settimane ho dovuto imboccarla e aiutarla in tutto perché lei non riusciva a muoversi. Il braccio non si alzava più e le gambe non reggevano. I medici mi rassicuravano che sarebbe passato presto e di darle occhi o paracetamolo. Prenoto una visita neurologica dove mi viene consigliato il ricovero. Una settimana in ospedale con flebo di paracetamolo e diverse visite psichiatriche senza alcun miglioramento. Chiedo che le venga somministrato cortisone per almeno far passare il dolore al braccio e vedere se si muove. Ma niente, mi viene negato tutto. Per loro la diagnosi è chiara, deve andare dallo psichiatra. Ma io conosco bene mia figlia, non è pazza e se dice di star male, sta male davvero. La faccio dimettere e me la porto a casa senza alcun miglioramento. In quel momento mi sono ritrovata davanti a un buco nero. Chi mi aiuta? A chi mi rivolgo? Siamo ormai a novembre e N ha già perso mesi di scuola e di danza. Decido di andare al centro vaccinale a chiedere aiuto e devo dire che fortunatamente ho trovato medici che hanno capito la situazione confermandomi che mia figlia stava male davvero, ma che purtroppo non sapevano cosa fare. Si sono susseguite varie visite neurologiche, allergologiche e cardiologiche. Il risultato è che N ha un disturbo funzionale neurologico causato dal vaccino e probabilmente ha avuto anche la miocardite. Dovrà fare ancora risonanza magnetica per confermare.